Presidente, ad alzare un muro si rischia di rimanerne schiacciati. A costruire un ponte o a rafforzare un sistema aeroportuale, magari con un volo in più di Ryanair, su questo territorio, cosa succede? Succede che le cose vanno meglio, infatti noi abbiamo preso un impegno molto forte, anche qua a Trapani, di dialogare con le compagnie aeree, in particolar modo in questo caso con Ryanair, perché non è possibile avere un territorio così culturalmente ricco, così turisticamente appetibile, privo di collegamenti degni di questo nome. Dunque faremo la nostra parte. Io poi sono legatissimo alla provincia di Trapani, perché fin da piccolo mio padre che lavorava, si portava al mare, a Castellammare, ma dormivamo ad Alcamo. Mi ricordavo le magliette bianconere dell'Alcamo, allora da tifoso fiorentina. Peccato non fossero state viola. Da tifoso fiorentina è difficile accettare, ma San Vito Lo Capo e tante altre realtà di questa meravigliosa provincia che ha tante opportunità, mille problemi, mille difficoltà, situazione da affrontare con grande decisione e determinazione, ma io ci credo molto nel futuro e credo molto nel futuro dell'Italia. La Sicilia può svoltare se usciamo dalla cultura soltanto della rassegnazione e proviamo a costruire concretamente occasioni di sviluppo, ma contemporaneamente anche se non si considerano di serie B le regioni del Mezzogiorno in termini di infrastrutture. Si possono spendere miliardi per i tunnel al nord e poi non si fanno i viadotti su questa terra. Ecco perché il 16 novembre tornerò qui con Del Rio e i capi di ANAS e Ferrovie per fare un punto puntuale e preciso di tutti gli investimenti infrastrutturali di questa terra. Presidente, l'Europa dorme, l'Italia è pronta a suonare la sveglia? Lo stiamo già facendo, certo, se il referendum andrà bene sarà molto più facile per noi farci sentire in Europa, perché l'Europa ha bisogno di cambiare passo, ma per farlo c'è bisogno di un paese che sia in grado di far sentire la propria forza. Ecco, quanto si può legare questo a questa riforma istituzionale? Questa riforma costituzionale è una riforma semplice, riduce il numero dei politici, taglia i costi delle istituzioni e poi supera quel ping pong tra Camera e Senato che francamente è insopportabile. È incomprensibile che soltanto in Italia ci sia un meccanismo, la Camera fa una cosa, poi il Senato la cambia, poi la rimanda indietro, tutti e due danno la fiducia al Presidente del Consiglio, cose che non funzionano. Bene, perché le cose riescano finalmente a cambiare, per me è cruciale e fondamentale che il 4 dicembre si voti sì. Non è un referendum su di me, non è un referendum sul governo, è un referendum sul futuro dell'Italia. Tutti erano d'accordo, poi per motivi loro qualcuno adesso dice di no, ma quelli che dicono di no sono la vecchia guardia che negli ultimi 30 anni, quando ha avuto l'occasione di cambiare, non l'ha fatto. Allora capisco D'Alema, Berlusconi, Monti e Tremonti, ma se volevano provarci loro dovevano provarci quando era il loro turno. Oggi l'Italia guarda al futuro, con quale piglio? Io credo fortissimamente nel futuro del paese, ecco perché ho voluto il G7 in Sicilia, ecco perché ho voluto che, portandolo via dalla mia Firenze tra l'altro, che era originariamente previsto, ma i fiorentini hanno capito che era giusto dare un segnale più forte al Mezzogiorno, in particolar modo alla Sicilia. Bisogna però contemporaneamente prendersi cura delle tante difficoltà. C'è da fare una battaglia gigantesca contro l'illegalità, contro la corruzione, contro la mafia, e questa è una battaglia da fare a tutti i livelli, non soltanto con le forze dell'ordine, a cui va il mio grazie, che sono impegnate in prima fila nella cattura di Matteo Messina Denaro, ma anche con le operazioni culturali. Fatemi fare un abbraccio oggi a Piff, che è il regista, che è l'uomo di spettacolo, che oggi Erice presenta il suo nuovo film, ma che si può fare in tanti modi, in tante modalità, in tante forme. Però il punto centrale è: guardate questo territorio. Oggi va di moda farsi i selfie, le foto. Se la provincia di Trapani si facesse un selfie, troverebbe la più grande realtà come superficie vitata d'Europa. Non arrivo a dire che è il vino più buono, perché sennò non posso tornare in Toscana e neanche in Piemonte probabilmente, però la più grande superficie, la più estesa superficie abitata, una realtà turistica che può avere dei margini di miglioramento pazzeschi, una realtà piena di cultura, la scienza da Erice fino alla ricerca che caratterizza molti dei cervelli di questo territorio. Insomma, abbiamo tutto, bisogna crederci e bisogna però finalmente cambiare. Ecco perché dico: chi vuole cambiare vota sì e chi vuole tenere le cose come sono vota no. Trapani, città della vela e del sale, che ammonimento diamo ai nostri concittadini? Che dobbiamo essere gustosi come il sale dà gusto e senso a tutto. Io ho citato il Vangelo per dire che voi siete il sale della terra, si dice nel Vangelo, e dall'altro la vela, perché è il segno della velocità. Nella mia città, nel Palazzo Vecchio a Firenze, c'è la tartaruga sopra una vela,
Perché il segno è come se potessimo dire che la vela era il motore dell'epoca prima che ci fosse il motore. Quindi vuol dire che bisogna essere gustosi, ma correre. Grazie. Grazie a lei. Direttore, buon lavoro. Grazie mille. Grazie.